Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questa nuova incredibile recensione. Come avete detto dal titolo, oggi parliamo di MCX Sig Sauer, anche noto come Gucci Gun, anche noto come il fucile di War. Parleremo approfonditamente di questa replica, capiremo di che materiale è fatto, come sono fatti gli interni, se ci piace o non ci piace, quali sono i suoi punti forti, quali sono i suoi punti deboli. Prima di partire però, sigla, in maniera tranquilla. Ragazzi, l'MCX si presenta praticamente da solo, è ovviamente un fucile nato dalla piattaforma R15, ha sicuramente delle caratteristiche in comune con questa piattaforma, ma sicuramente un taglio e dei lineamenti, se così li vogliamo andare a definire, molto più moderni rispetto a fucili più affiliati a questa categoria. Molti lo definiscono una validissima alternativa a una R15 per chi ha voglia di qualcosa di un po' di diverso, di un po' più particolare, che va a sposare appunto una piattaforma ormai vista e rivista come quella della R15, M4, eccetera, 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 con dei dettagli un pochino più futuristici e soprattutto più moderni. Una delle cose più nuove che si possono notare che portano questo fucile all'interno della nuova generazione di fucili è sicuramente il calcio, che come possiamo vedere è un simil PDV per quanto abbia una forma e un sistema leggermente diverso. Da esso il paramano, che è tipico dell'MCX, quindi troviamo questo paramano ovviamente alleggerito con attacchi M-Lock un pochino più largo, che se me lo metti a fuoco è meglio, che tende ad avere un taglio molto più leggero ma allo stesso tempo un pochino più grosso rispetto a quello minimal della R15. Avendo parlato del calcio, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino anche questo. Mi piace il fatto che sia stato alleggerito, mi piace anche che non trovi come nei PDV normali il vano batteria qui dietro, che è stato posto appunto all'interno del paramano, con i suoi pro e i suoi contro di cui discuteremo negli interni. La forma mi piace molto, è leggero, aiuta a trasportare il fucile in maniera comoda e allo stesso tempo non ci va a dare problemi quando entriamo in puntamento, su cui invece avevo molti dubbi. Fuoco, burbido stacco. Avevo molti dubbi sulla facilità di entrare in puntamento con questo calcio, invece devo dire che ci si trova e ci si riesce molto molto bene, anche senza dover tirare troppe saracche. Visto che sono partito a cannone sugli esterni, continuo a parlare di essi per l'appunto. Una feature molto importante che ha questa bellezza è il fatto che sia completamente ambidestro, quindi può essere utilizzato sia da operatori per appunto destri che per operatori sinistri, perché a noi le etichette non piacciono. Come potete vedere troviamo sia il selettore di fuoco che il tasto di rilascio dei caricatori da entrambe le parti. L'unica cosa che non è ambidestra, visto che anche la leva d'armamento è ambidestra, è fatta così, è il tasto di rilascio dell'otturatore, che è posto sempre a sinistra, quindi nel caso noi lo si voglia andare a chiudere, siete mancini, va attaccate. Noi che giochiamo soft air non ne usufruiamo così tanto, quindi in realtà è un problema marginale. L'impugnatura non è male, devo dire, è un pochino tondeggiante, tende ad essere un pochino morbida sulla mano, quindi a non grippare più di tanto, non è un problema, volendo si possono andare a sostituire, questa è proprio la sua fatta apposta per questo, come per l'originale, stessa cosa vale sia per il calcio che per il paramano. Si possono andare poi ovviamente a sostituire, fatta eccezione per il paramano che è appunto dedicato, quindi monta i suoi, quindi anche quello vero volendo, che tra l'altro si può acquistare e montarcelo sopra, cosa che vi pseudo consiglio, ma ne parliamo dopo. Eccetera, eccetera, eccetera. Parliamo un attimo di attacchi cinghia, punti, regolazioni e loghi. Prima cosa che adoro è il tastino per andare a regolare il calcio. Lo potete fare con una mano, basta andare a premere giù e andarlo a chiudere completamente. Non è presente la molla, è ovviamente ipercompatto in questa maniera, quindi perfetto anche per il CQB, perché possiamo andare a compressare il fucile praticamente a una mitraglietta, se non fosse per il paramano, e poi successivamente possiamo andare a rilasciarlo in questa maniera e tornare ad averlo lungo il giusto. Su questo calcio qui devo dire che le regolazioni sono un pochino meno, in quanto può avere solamente tre posizioni, completamente battuto, a metà e completamente esteso in questa posizione qui. E tra l'altro quando è esteso non è proprio lunghissimo. Per esempio avrei la necessità di averlo un pochino più in fuori, dovrei tenerlo indicativamente così. Quindi una posizione extra non mi avrebbe fatto schifo. I loghi sul fucile sono veramente stupendi, sia per il Virtus che loghini Sig Sauer sul corpo del fucile, estremamente realistici.
realistico, al punto che sul paramano c'è segnata la regolazione dell'aria che si può andare a fare. Qui più in alto, a proposito di questo, troviamo anche il gas block, che non era necessario includere, però è stato incluso. Veramente molto carino, ragazzi, ho apprezzato tanto che ce l'abbiano messo. Come detto, il fucile ha dei tagli e dei piccoli dettagli che lo rendono veramente molto particolare rispetto al vostro solito AR-15, e devo dire che è molto bello. Per quanto a me questo paramano non piaccia, l'ho detto già in passato, uccidetemi, non so che cosa farci. Il caricatore è molto tirato via, se devo essere sincero. Monofilare, lo apprezzo, pesa 5 grammi, cioè letteralmente vuoto dentro, sembra veramente molto leggero, non ha loghi sopra, non pesca tra l'altro ogni tanto. C'è da dire che se prendete un fucile del genere non è che vi tenete il caricatore originale, io normalmente li caccio via direttamente, ne prendo degli altri, anche se normalmente VFC ci è abituato diversamente. Può andare bene, l'unico lato positivo che ho apprezzato è il colore, che stacca bene a modo con il resto del fucile e che quindi gli dà questo tono un pochino più particolare. A proposito di questo, prima di passare agli interni, la videocamera tra un po' mi sta facendo sbroccare, grazie alla mia faccia, sarebbe opportuno. La dotazione, quindi gli accessori, quello che viene dato insieme al fucile, soprattutto in Italia, è quasi inaccettabile, nel senso che non vi viene dato praticamente niente oltre a quello che vedete qui, anzi letteralmente quello che vedete qui, oltre a un librettino che vi spiega come è fatto il fucile. E soprattutto questo spegnifiamma qui non è in plastica, in confezione non ne trovate un altro, ma il suo originale, che è stato colorato di rosso. Tra l'altro era anche molto bello, a me lo spegnifiamma del MCX piace tanto, e questo è completamente colorato, quindi ve lo dovete comprare a parte. Sinceramente mi aspetterei qualcosa di più, anche perché è un fucile molto costoso e avrei apprezzato giusto quelle due o tre chicche che costano veramente niente alle fabbriche, almeno buttate dentro alla scatola per alleviarmi un po' il tutto. Resta il fatto che è un ottimo fucile, anche perché adesso passiamo agli interni. E non so se ve ne siete accorti, ma sul fucile manca un componente essenziale. Vi do 5 secondi per scriverlo nei commenti. 5 secondi, forza, cos'è che manca questo fucile? Una roba essenziale per utilizzarlo. Esattamente, le tacche di mira. Le tacche di mira non ci sono e non le trovate in confezione. Semplicemente non ci sono, non le hanno incluse. E per chi ci ha preso, un biscotto per voi, ve lo siete meritati. Un pochino come per gli esterni, anche negli interni ci sono un paio di cose che ci hanno fatto storcere il naso. Partiamo dalle cose belle, teniamoci quelle un pochino mezzo e mezzo alla fine. Tranquilli che se sembra che stiamo distruggendo questo fucile, non avete ancora visto niente. Sto scherzando. Prima cosa degna di nota è il cambio molla, che non è rapido, è ultra rapido. Con ultra rapido voglio dire che Work lo utilizza già da più di un anno addirittura. Gira con due molle, perché il cambio molla per questo fucile è incredibile. Ne tiene una che è giusto a filo joule, e nel caso il fucile, quando si va in montagna o per altri motivi dia problemi, può cambiarla velocemente, non ci vuole un meccanico. E veramente, cioè, tiri fuori da qua dietro, sei a posto. Ha una canna di precisione, come ci ha abituato ormai VFC da tempo. E un'altra cosa molto figa è il gearbox, che è uguale a quello dei VFC, quindi uguale a quello che VFC ci ha abituato, quindi un ottimo gearbox. Il problema qui è che non è e non ha la roba Maple Leaf dentro, quindi a differenza degli altri VFC di questa classe non ha gommino Maple Leaf e canna Maple Leaf, quindi a differenza per esempio del mio PDV VFC, che ha gommino pub della Maple Leaf, canna di precisione della Maple Leaf, questo no. E purtroppo un pochino si sente quando andiamo effettivamente ad operare e sparare col fucile, quanto abbia delle prestazioni veramente molto alte e per la sua fascia di prezzo, ossia si posizioni in una buona posizione, non è al pari a nostro parere sotto questo punto di vista per il costo. Nel senso che è un fucile, come già detto, molto costoso, che ci aspetteremmo che out of the box spari un pochino meglio. Un'altra cosa che ci ha fatto un pochino storcere il naso è il paramano e il fatto che la batteria vada all'interno del paramano. Questo è sicuramente più comodo rispetto a un G36 o altre robe, però comunque si deve bestemmiare un po'. Bisogna prendere le batterie tendenzialmente a cella lunga, così non avete 352 celle da incastrarvi in giro, non andate a pinzare i cavi. E soprattutto una cosa che toglierò di bocca al buon War è che, avendo un paramano così trasparente, si vede tutto, che rovina un pochino l'immersività e il realismo della replica, perché se ve lo avvicino riuscite a vedere tutti i cavi dentro, e una batteria con dei colori un po' sgargianti si vede lontano un miglio.
diciamo che è amore e odio con questo fucile, nel senso che è veramente molto bello, ma per certe cose cade stupidamente in basso, perché ha dei loghi, dei tagli, delle fatture proprio dei materiali che sono di ottimo livello, e per alcune cagate cade un pochino in basso. C'è anche da dire che se uno vuole un fucile veramente il più realistico possibile, non compra una replica, perché ovviamente non si saranno mai al pari dell'originale. Ci sembrava però opportuno puntualizzare queste due o tre cose, lo capiremo in montaggio. Detto ciò, io vi lascio al War Rage, che vi dirà altre cose interessanti e vi difenderà il fucile a differenza di come ho fatto io, e poi dopo noi ci rivediamo alla prova di tiro. No, da male da chi? Fai il video, va là. Io il War Rage lo faccio col mio fucile. Questo è il mio fucile, ce ne sono tanti come lui, infatti. Ma questo è il mio. Ho avuto modo di usarlo per un annetto circa. Il mio è un po' customizzato, c'è un mirino, adesso è molto leggero, c'è un vortex. Ci ho messo le tacche di mira, perché come avete visto le tacche di mira in confezione non ci sono. L'anteriore è il D-Ball stesso, la tacca di mira. E il mio, per fortuna, era la versione estera, perché poi dovevo elaborarlo, quindi aveva ancora il rompifiamma nero. In Italia non si troverà più. È il Vector delle armi lunghe, ok? Perché? Perché è un fucile bellissimo, soggettivo ovviamente, ma oggettivamente anche si riconosce che non è brutto. E anche fatto bene, sovrapprezzato, schifosamente sovrapprezzato. Ha dei difetti, esattamente come il Vector, sia all'interno che all'esterno, che non sono giustificabili col prezzo che ha, ok? Ad esempio, stupidamente, il calcio dopo un po' inizia a ballare, il calcio si cambia, va bene, tra l'altro sto calcio qui, bello ma non troppo, cioè io lo cambierò, arriveranno tutti i pezzi per cambiare sia i calci che RIS, che mettere il calcio M4 e già inizia a avvicinarsi, ma siamo già delle cifre di prezzo insensate, davvero insensate. Qua abbiamo gli attacchi cinghia, ce n'è uno qui sul calcio, ce n'è uno qui alla base del calcio, ce n'è uno qui a sgancio rapido sul corpo del fucile, ve lo faccio vedere. Io questo attacco cinghia qua ad esempio l'ho chiuso, abbiamo gli appositi tappini per chiuderli, questi attacchi cinghia QD, perché sotto c'è il gearbox. C'è l'anello della Magpul Industries, non ci entra perché sotto c'è il gearbox, quindi è inutilizzabile. Cioè, sono quelle cose che tu dici, poi, molto pesante davanti, io lo impugno così, ho messo l'impugnatura, questa impugnatura corta della GNG, simile a quelle dell'Element o della Ditac, che mi aiuta un po' a gestire meglio il peso, ma rispetto ad altri fucili è molto pesante. Questo perché? Perché il gas block che c'è qua dentro, che è bellissimo per Dio perché è fatto uguale a quello vero, pesa 300 grammi. Ci sono 300 grammi di ferro in punta che non servono a un costac e vi ostacolano anzi con le batterie. Ma è realistico? In alcuni casi no, perché il gas block ve le tiene ferme, quindi fa in modo che non vaghino per tutto il RIS. Però vi taglia anche dello spazio, perché se voi togliete il gas block qui avete tutta questa striscia per le batterie invece che solo questa sezione. Con una 1300 11-1 o con una 1400 7-4 ci saltate fuori, alla fine è abbastanza comodo. Non mi lamento tanto del vanno batterie, perché poi con i micro pre-RIS ad esempio non si vedono più le batterie all'interno. È un discorso molto 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 schifoso il loro. Loro hanno detto: questa è una delle armi nella realtà migliori, ok, commerciali. Vogliamo farlo anche da soft air? Va bene, ma lo facciamo solo per l'elite che vuole spendere delle cifre alte per un'arma sovrapprezzata. Non prendiamoci per il culo, almeno di 50 euro. Ci sono 50 euro di troppo. Sì, l'ho detto, contro i miei interessi, contro gli interessi del negozio. Ma chi se ne... Perché il soft air è sovrapprezzato ovunque. Cioè noi abbiamo dell'equipaggiamento di cui metà magari, molti di voi, molti di noi, non serve un costa. Ci sono molti più di 50 euro che non servono un costa sul mio setup. Ma non me ne frega, perché a me l'MCX piace, perché la Sig Sauer ha deciso di avere questa politica molto conservatrice e chiudendo le porte a molte persone. Va bene così. Va bene così perché l'ha fatto anche il Vector. Va bene così perché l'ha fatto anche il P90 della Crytac. Quindi chi lo vuole purtroppo deve calarsi le braghe. E comunque dopo un anno sono felice di averlo. Cambierò alcuni pezzi, ma sono felice ad averlo. Vieni qui, calati le braghe. No. C'è qualcosa che tocca letteralmente, no? Incastrarsi in cose. Usa questo, fagli vedere chi comanda. No, ma è solo il tamia che rompe lo spazio. Sì. Bene, andiamo a sparare la sagoma del cattivone come al solito. Op-up a 0, siamo a neanche 15 metri, con pallini 0,25. Quindi vediamo come performa. Non ho attacchi di mira, vediamo come mi riesco ad allineare. Userò la presa a dito dritto in modo tale da poter indicare dove voglio andare a sparare e magari sparare effettivamente lì. Come al solito vado a sparare prima in singolo al corpo e poi gli raffico la faccia, perché a noi piace così.
ok, i pallini vanno sempre nello stesso punto, quindi come precisione ci siamo, siamo anche molto vicini. Proviamo ad andare adesso in raffica e vediamo come si comporta il bambolo. È difficilissimo prendere l'altezza. Ha un ottimo ratio di fuoco, non riuscivo a ovviamente andare a puntare bene con le tacche di mira, quindi i primi sono andati completamente sopra la testa e poi ho tirato letteralmente tutto giù. E senza tacche di mira purtroppo è abbastanza difficile, perché dritto ci riesce ad andare, alto in basso già meno. Siamo qui davanti al cattivone, vediamo un attimo come abbiamo performato. Stiamo filmando con telefono perché qui è difficile portare la videocamera, quindi perdonate il cambio di audio un po' in ordine. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi qua sono andato un po' su perché non riuscivo a correggere bene avendo la presa come avevo. Tutti qui abbastanza stretti, anche se si sono aperti un po' in alto, ma ero io che stavo andando a tirare su appunto la mano. Non avendo le tacche di mira, con l'alzo a questa distanza praticamente ti occupi tutta la visuale con le mani. Per la faccia, come vi ho detto, siamo partiti un pochino troppo in alto, infatti siamo andati a colpire tutti. Sì, ho preso il cacciavite per indicarvi le cose. E poi dopo gli altri invece hanno avuto una rosata molto chiusa sulla faccia. Spara bene come rosata, si sente la mancanza di un gommino maple, perché a 15 metri quasi tutti i fucili sono abbastanza precisi su questa fascia di prezzo. Su lunghe gittate, quindi gittate un pochino più alte, vi assicuro che si sente la mancanza di un gommino maple leaf. Questa era la prova di tiro, passiamo adesso alle conclusioni finali e vediamo cosa ne penso di questa bellezza. Dopo il primo war rage, che al posto di dare addosso alla replica la difende, ed è stato molto bello visto che io sono un po' detrattore di questo tipo di fucile, di questa piattaforma in particolare, arrivano le mie conclusioni finali, dove sarò molto più imparziale, anche se lo sono stato sin dall'inizio, voglio puntualizzarlo. Mettiamola in questi termini: trovo che questo fucile abbia senso all'interno del mercato del soft air, anche con le svariate piccole pecche che lo contraddistinguono. Ci tengo anche a precisare che siamo stati molto duri, perché è un fucile molto costoso, quindi ci sembrava opportuno spiegare bene a cosa si va incontro se si decide di prendere un fucile del genere. Così, cambio scena repentino, ridammi la faccia. Vengo un pochino più vicino per empatizzare meglio con voi, miei cari fans. L'abbiamo definito all'inizio del video, l'ho definito per la precisione, Gucci Rifle. Perché Gucci Rifle? Perché costa tanto, c'è quello o c'è quello. Cioè, se vi piace questo tipo di fucile, potete prendere solo questo. E non lo dico in senso negativo della serie, va attaccato al Mustang, ma nel senso che è valido, costa tanto però, perché c'è solamente lui. E se per altri fucili magari ci sono delle versioni un pochino più economiche che, non funzionando al pari di versioni più costose per l'appunto, possono andare bene lo stesso, in questo caso bisogna, tra tante virgolette, accontentarsi. Trovo lo stesso che sia un ottimo fucile, l'unica piccola pecca è il prezzo, che purtroppo, ragazzi, al cuore non si comanda, quindi se vi piace questo fucile, ve tocca. Il buon War ha fatto esattamente la stessa cosa e non si è pentito, questo va detto, attenzione. Se ne volete sapere di più, soprattutto sugli interni, un pochino più di specifiche, trovate il link in descrizione, dove ci sono tutta la scheda e anche il prezzo, quindi il prezzo lo trovate in descrizione, vi basta cliccare sul link che vi porterà al Monopoly Soft Air Shop di Reggio Emilia, il negozio che sponsorizzo e che mi permette di fare questi incredibili video, mi fornisce tutte queste stupende repliche e mi permette per l'appunto di portare a voi contenuti sempre nuovi e sempre differenti e di spreadare, condividere col mondo le gioie del soft air. Quindi vi invito a cliccare sui link che trovate in descrizione, mettere like al video, condividerlo, commentare, aiutare a farci crescere e prenderci il nostro posto all'interno dell'ordine mondiale delle cose. Oltre a questo trovate anche i link di Instagram, veniteci a seguire anche lì, pubblichiamo tanti contenuti divertenti, diversi, variegati, e potete contattare e chattare con noi in real time. Rispondo sempre a tutti, anche se per alcuni ci metto un pochino di più. Detto ciò, io vi ringrazio, non voglio tenere queste conclusioni finali troppo lunghe, questi saluti troppo lunghi. Vi auguro un buon sabato, un sacco di divertimento e soprattutto stay angry. Cioè, abbiamo una pianta che si chiama Jennifer. Quella pianta si chiama Jennifer? Jennifer sul vaso. No, mascotte del negozio. Jennifer la pianta finta.